Ma ciao a tutti, gente! Oggi andremo a vedere altre regole ancora, ma questa volta parliamo del nuoto sincronizzato. Sì, l'arte della danza nell'acqua. Arte a mio parere, perché è uno sport che richiede veramente tantissima pratica e il rispetto di molte regole severe. Se si vuole diventare il migliore, anche in questo caso c'è da sudare come in qualunque altro sport. Oggi andremo a vedere quindi alcune severissime regole che le nuotatrici di sincro devono rispettare. Prima di cominciare fatevi un bel giro sulla pagina Twitch ufficiale del canale per chattare e preparatevi perché il contest delle magliette lo farò lì alla fine, appena avranno finito di farmi la prima. E intanto cominciamo! Esercizio e orari. Immaginatevi stare sotto sopra dentro l'acqua mentre si eseguono tantissime coreografie per 6 ore di seguito. Beh, è questo ciò che bisogna fare se si intraprende una carriera del genere. Non è affatto facile rimanere in acqua tutto quel tempo e portare le gambe e le braccia al limite. Infatti, dopodiché gli atleti del nuoto sincronizzato fanno altre 2 ore fuori dall'acqua. Insomma, è importante anche quello, visto che vivono sulla terra dopo tutto. Con esercizi aerobici e anche un po' di corsa, compreso pure il sollevamento pesi, ma andando con ordine, possiamo dire che più o meno la loro routine è questa. I primi 30 minuti con un po' di stretching e riscaldamento, poi si va avanti con dei push-up, gli addominali immancabili e degli squat, più che altro esercizi a corpo libero. Dopodiché si comincia finalmente con l'acqua, con vari esercizi preliminari, tra cui qualcosa per aumentare le capacità respiratorie e nuotare a pancia in giù. Se dovessi elencarvi ciò che fanno in acqua vi stanchereste subito, quindi andiamo avanti. Make-up waterproof. Essere una nuotatrice sincro vuol dire sapere nuotare, wow, Capitan Ovvio, e capire quali sono i prodotti waterproof migliori. Durante un'intervista su Vogue Magazine, la campionessa statunitense Anita ha spiegato come fa ad avere sempre la pelle così lucente e sbrilluccicosa anche dopo che ha finito un'esibizione. Ha detto che lei e la sua squadra utilizzano molto make-up, ma molto. Quando per esempio erano andate ad una competizione in Francia, durante le pause degli allenamenti andavano a fare shopping, specialmente a Parigi, perché a quanto pare hanno tra i prodotti migliori e resistenti all'acqua. Uno strumento fondamentale è questo, l'Aqua Seal, che aggiunge la resistenza all'acqua a qualunque ombretto. In questo modo si possono utilizzare ancora i prodotti che si usavano un tempo e renderli allo stesso tempo waterproof. Perché vi dico tutto questo? È quasi una regola il fatto di dover apparire luminose e bellissime anche in volto, con chili e chili di trucco. Non è scritto da nessuna parte, ma qualunque nuotatrice sa benissimo che le coreografie migliori devono essere seguite anche da un bel volto. È un bel costume per rendere il tutto perfetto e unico. Botte in testa. Ma sapevate che più della metà delle ragazze del nuoto sincronizzato vengono ferite alla testa e si procurano gravi problemi per questo motivo? Capita sia durante gli allenamenti che nelle competizioni ed è diventata una cosa serissima, ma non soltanto in testa, anche nelle spalle gran parte dei danni vengono subiti. Vi sembrerà una cosa stupida, ma la commozione cerebrale è alle porte ogni giorno della loro vita. Un solo errore può costare caro. In TV sembra siano coordinate e molto lontane l'una dall'altra quando eseguono qualcosa, ma in realtà sono più vicine di quanto possiamo immaginare. Queste commozioni, piccole o grandi che siano, a volte impiegano anni a ricoverarsi, ma moltissime ragazze non vogliono parlarne. Preferiscono non dire niente perché hanno paura di rimanere ferme e non far parte della squadra. E per questo è nata una regola non scritta da rispettare assolutamente. Nel caso una ragazza della squadra non possa partecipare, deve dirlo il prima possibile, altrimenti il coach la espellerà immediatamente. Immaginate gareggiare con un problema alla testa, si rischia anche la vita. Sara Jurke, per esempio, era una bravissima atleta finché una compagna di squadra, per sbaglio, le ha tirato un calcio in testa. Da allora la sua vita è cambiata del tutto. Non è andata a scuola per 6 mesi e non riusciva più a eseguire mosse basilari in acqua a causa di una perdita di coordinazione. Ad oggi infatti non gareggia e vuole avvertire chiunque abbia il desiderio di cominciare nuoto sincronizzato. Non è mai come si vede in TV, in un film o in una competizione. Le ragazze in acqua sono sorridenti perché devono esserlo per vincere. Ma in realtà in quel momento stanno letteralmente rischiando la testa. Ce la stanno mettendo tutta per non fallire. Nessun uomo. Se siete fan di questo incredibile sport avrete notato un piccolo dettaglio, non ci sono uomini nella piscina. Esatto, gli uomini sono bannati dal nuoto sincronizzato alle Olimpiadi, o almeno lo erano. Possono competere nelle gare nazionali o locali, ma non nella sfida per eccellenza, anche se c'è stata un'eccezione nel 2012.
Un uomo e due ragazze della squadra del Regno Unito hanno fatto richiesta per entrare alle Olimpiadi e ci sono riusciti. Tutto il mondo ricorda ancora oggi il nome dell'uomo che aveva partecipato, cioè Bill May. E sapete com'è finita? È diventato il primo uomo al mondo a vincere una medaglia d'oro in Russia. Si è allenato con la nuotatrice sincro di nome Chris Kerver, origini americane, per ben 23 anni, per riuscire ad andare alle Olimpiadi. Comunque sia, la regola non è stata bandita da allora. L'uomo ha lottato duramente per entrare e dopo di lui bisognerà aspettare minimo il 2024 per vederne un altro ancora alle Olimpiadi. Cartilagine di cavallo. Una cosa che in molti si sono chiesti dai tempi antichi, forse da prima della nascita di Gesù, è come diavolo facciano le ragazze del nuoto sincronizzato ad avere i capelli sempre perfetti. Sia quando entrano sia quando escono, anzi potete notare che brillano ancora di più quando sono bagnati. Beh, durante un'intervista Maria Koroleva del Team USA ha rivelato che utilizzano una gelatina speciale chiamata Nox, utilizzata specialmente per la cucina. Il problema è che da togliere è difficilissimo a fine gara, si passano le ore a provarci. Ma non è finita, la maggior parte delle ragazze utilizza invece cartilagine di cavallo. E quella, devo dire, che è proprio la meno adorata da tutti. Respiro. Immaginate di correre con il naso tappato a forza e trattenendo il respiro. Ecco, adesso state facendo un nuoto sincronizzato. Da molti è considerato forse lo sport più difficile delle Olimpiadi, anche per questo motivo. Tra gli esercizi di routine troviamo quello dell'andare a testa in giù dentro l'acqua e trattenere il respiro per 3 minuti e mezzo, per potenziare il respiro appunto. Maria Koroleva ha detto che il corpo i primi tempi perde completamente forza e si ritrova in situazioni di stress estremi. Per non parlare del cervello che non riceve più ossigeno in quei minuti, si perde facilmente l'abilità di pensare in modo razionale. Beh, all'inizio non c'è proprio da fare una cosa così estrema. Molte dilettanti partono trattenendo il respiro massimo un minuto sott'acqua, abituandosi piano piano, ma quelle più esperte che vogliono andare oltre lo fanno per minimo 3 minuti. In quei 3 minuti può succedere di tutto. A moltissime è capitato di finire a fondo per essere svenute. Il nuoto sincronizzato è davvero più tosto di quello che si possa pensare. Non toccare il pavimento. Quando vedete quelle ragazze tirare in aria altre ragazze e fare cose sorprendenti in modo coordinato e quasi perfetto, sicuramente dimenticate una cosa: non toccano minimamente il suolo. È una regola severissima che deve essere seguita assolutamente, perché se provano a toccarlo anche solo per sbaglio vengono tolti molti punti. Quindi provate a tenerlo in mente quando guardate dei video. È veramente impressionante la forza che ci vuole per non affondare dopo tutti quegli sforzi. Magari in acqua è più facile stare a galla, ma non così tanto quando si tratta del nuoto sincronizzato. Ormai avrete capito che questo sport è molto difficoltoso. Allo stesso tempo soddisfacente e bello da vedere. Musica. Nel nuoto sincronizzato domina la musica. È infatti a tempo con le note che le nuotatrici debbono compiere le proprie evoluzioni. E ritrovarsi sott'acqua per gran parte dell'esercizio certo non rende le cose più facili. Per risolvere il problema viene utilizzato un tipo di altoparlanti avanzatissimo, che trasmette la musica nell'acqua. Un sistema in grado cioè di trasmettere impulsi. Con risultati talmente efficaci che la ditta produttrice sta già lavorando con le autorità militari americane per utilizzare il medesimo sistema come strumento di difesa contro il terrorismo. Nella vostra vita forse non vi sarà mai capitato di sentire delle case del genere, e nemmeno a me. Però mi piacerebbe un sacco. Una cosa del genere ha anche un bel costo, che terrà molti alla larga, circa 2.500 euro. Comunque sia, tornando al nuoto sincronizzato, se si sbaglia anche solo di un secondo la musica da inserire, o si sbaglia traccia, nel senso che non si intona con l'esibizione, il team perde punti. Possono avere un'esibizione magari perfetta, ma se per colpa di qualcuno il file MP3 è corrotto o comunque ha dei tagli strani, o altri problemi, si rischia di perdere anche la gara. Tempismo. Le nuotatrici di sincro devono per forza compiere la loro routine in meno di 15 secondi. Ogni coreografia che dura di più viene eliminata dalla valutazione. Devono compiere tante coreografie, ma entro 15 secondi ognuna. Se avete notato, quasi tutti i team cominciano la loro gara fuori dall'acqua, ma in questo caso il tempo è ridotto e si può eseguire solo una coreografia, di soli 10 secondi. Dopodiché tutte devono buttarsi in acqua o rischiano di perdere punti. Niente occhiali. Avrete notato che nel naso hanno, beh, li stringi naso. Non c'è nemmeno bisogno che spieghi il perché, o no?
È un piccolo aiuto che tutte possono portare, anzi alcune hanno anche una copia in più per sicurezza nel caso si perda il primo paio. Ma la regola che interessa a noi è quella del divieto degli occhialini. Non si possono indossare, l'avete mai notato? Secondo Olivia Federici, bloccano l'espressione artistica dell'atleta e, come detto prima, il volto fa la sua parte in questa arte. Se avessero gli occhiali, i giudici non riuscirebbero a capire l'emozione della persona o della squadra in generale, quindi dare un voto come si deve. Il nuoto sincronizzato è un'espressione pura, con tutto il corpo, ricordatevelo sempre. Sorriso. Come avrete visto, nuotare è tosta e se bisogna farlo sincronizzati con altre persone è quasi un'impresa da Dio. Ma non per questo le nuotatrici devono smettere di sorridere. Ogni volta che sono fuori dall'acqua sono obbligate a sorridere, altrimenti si rischia di perdere punti. Non importa se ha urtato violentemente contro un'altra o chissà cosa, il sorriso è fondamentale nelle gare. Avete mai notato come in effetti alcune sorridano in modo anche inquietante? Con questo concludiamo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piacione e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.